alla presentazione della 71esima edizione del Trofeo Matteotti, presente il presidente della Federazione Ciclistica Renato Di Rocco. Presidente, lei non è la prima volta che viene ai vernissage del Matteotti. 2 anni fa proprio ai nostri microfoni aveva detto: per il Matteotti ci vuole una nuova era, ci vuole un programma a lunga scadenza, non si può guardare anno dopo anno. Ora c'è Daniele Sebastiani, presidente tra l'altro della Pescara Calcio. Si guarda al presente ma si guarda anche al futuro. Ma credo di sì, è un po' come nel calcio, no? Non credo che sia diventata presidente del calcio solo per fare un anno, per cui evidentemente si devono gettare le basi, fare un programma triennale, magari far crescere la corsa, salire di categoria, pensare ad abbinare la corsa a eventi importanti come era all'epoca. 2 anni fa si chiedeva di fare il campionato italiano, per cui ho sempre chiesto, come dire, un sostegno, una determinazione da parte degli enti locali che comprendano che il Matteotti è veramente la storia di Pescara. Quando si parla del trofeo Matteotti nel mondo si parla di una corsa ciclistica legata alla città di Pescara. La bicicletta oggi è uno degli strumenti maggiori per valorizzare e promuovere il territorio, per cui che ci sia un brand, un marchio così forte, io credo che sia, come dire, una ricchezza per tutto il territorio, per cui se c'è questa combinazione di un nuovo presidente che interpreta il sistema in maniera manageriale e il territorio, parlo di tutte le autorità locali e governative che la sostengono, io credo che insomma può solo crescere. Il brand c'è tanto affetto da parte di tutti, vengono a correre tutti i migliori corridori, peraltro l'abbiamo proprio posizionata come ultima indicativa prima di andare ai campioni del mondo, per cui, come dire, ci sono tutte le sinergie per dimostrare che Matteotti è una corsa importante, è un patrimonio del ciclismo internazionale e siamo ben felici che si possano ricreare delle basi per mantenerlo e farlo crescere. Abbiamo unito le forze, molto probabilmente ci vuole anche l'aspetto manageriale, che io non è che magari con le squadre sono tra virgolette un piccolo imprenditore, però un fai da te. Se vuoi far crescere o mantenere un alto livello come il Trofeo Matteotti, che è veramente storia, non possiamo fare brutta figura. È normale che il primo anno è difficile a fare tutto quello che io pensavo, che Daniele pensava, però l'idea non mi sono mai mancato. Se ho fatto tante cose nel ciclismo, sono qui, vuol dire che sono idee giuste e piano piano le scopriremo. Avete spostato il Matteotti da periodo estivo a fine settembre, questa è l'ultima prova prima del mondiale. Diceva Daniele Sebastiani, bisogna far tornare il Matteotti agli antichi fasti. Ma già il fatto che vengono 3 World Tour e 9 Professional è salito molto, ma questo è il merito di Renato Ricci, che aveva capito già di cambiare le date, perciò questo ci ha favorito il gemellaggio con Amici, Adriano Amici, che organizza le gare perché sono ravvicinate. E voi dovete pensare solo che se una squadra come la Movistar deve partire da Spagna per venire a fare solo il Matteotti diventa veramente difficile a livello logistico. Invece è così, avvicinando le altre gare e prima del mondiale, io penso che sia pure quello un destino che ha voluto che il Matteotti ripartisse.